Buonasera agli amici di Sport Event, io sono Fabio Di Zolfi, direttore generale del Monte Calvario Calcio, la gloriosa squadra dei quartieri spagnoli. Quest'anno, anzi lo scorso anno, abbiamo militato in terza categoria, alla nostra prima esperienza l'abbiamo vinta e stiamo qua, insomma, per programmare un pochino quelle che sono le strategie per il nuovo campionato e per il futuro. Con me il direttore sportivo Raffaele Valentino che siamo in fase di programmazione, già abbiamo scelto il tecnico. Raffaele, allora vuoi presentare tu il nostro nuovo tecnico? Sì, buonasera a tutti. Allora, il tecnico è Sergio Paolucci, un allenatore di qualità, una persona seria che già ha masticato questi campi e ci siamo affidati a lui per fare quest'anno. Quello che devi dire è importante, che insomma lui ha vinto 2 volte consecutive il campionato, prima di terza e poi di seconda con l'Afro Napoli, che voglio dire nel panorama del calcio cosiddetto minore, oggi è la società che più di tutte sta rappresentando quella che è un progetto al di là del calcio, anche sociale, un po' come il nostro, quello che verte a quella che è la vita anche dei quartieri spagnoli, perché lo ribadiamo ancora, noi siamo la squadra dei quartieri spagnoli. E come tale, diciamo, abbracciamo tutta quella che è la fascia intera del quartiere. Infatti, noi stiamo facendo il massimo, stiamo cercando di fare il massimo, soprattutto per il nostro quartiere, per portare avanti il discorso quartieri spagnoli Monte Calvario. È un progetto che stiamo come primo anno è andata bene, più che bene. Il secondo anno speriamo di continuare ancora su questa strada. Io non lo posso dire perché essendo parte in causa, se no dovrei dire se il primo anno è andata bene abbiamo vinto, per andare meglio cosa dobbiamo fare il secondo anno? Invece no, noi ci proviamo, ovviamente, che non è detto che poi si vince sempre, però noi ci proviamo. Le basi che abbiamo gettato sono quelle, abbiamo scelto un allenatore di categoria e con una grande esperienza alle spalle. Stiamo anche già plasmando quella che sarà la nuova rosa, anzi a giorni annunceremo anche un nuovo acquisto, che sarà oltre che un calciatore di categoria superiore, ma anche una bellissima storia da raccontare. Vi posso solo anticipare che sarà un centrale di difesa, il nome non lo possiamo dire ancora, ma racconteremo anche la sua storia perché è molto bella. Lui ha avuto un trascorso anche in Serie D e poi per problemi di una brutta avventura, diciamo, di salute, però fortunatamente lui ha dimostrato di essere un guerriero sia nella vita così come lo è in campo. E noi speriamo comunque che tutto ciò possa accadere anche il prossimo anno con la maglia del Monte Calvario. Poi faremo sicuramente una bella presentazione come primo acquisto della Monte Calvario. Sì, già siamo pronti per annunciarlo, insomma, a giorni, come abbiamo fatto, Aggiorni. uguale, come abbiamo fatto col mister, la foto nella piazza Monte Calvario, piazza istituzionale dei quartieri spagnoli, e soprattutto saremo presenti con le telecamere di Sport Event, che presenteremo comunque il nostro nuovo acquisto, anche perché credo che, e questo esula da quello che è il discorso Monte Calvario, io penso che il calcio minore debba tanto a queste trasmissioni come questa del grande amico Fantaccione, perché credo che alla fine il calcio abbia la necessità di ritrovare il suo vero spirito, ovvero quello del campo, quello dello sport. Il calcio agli alti livelli oggi purtroppo per noi sono numeri e sono bilanci e soldi. Noi ci divertiamo ancora con quelli che sono quelli che chiamo io i pezzettini di plastica nelle scarpe dopo i cambi in erba sintetica. E questo dobbiamo dire grazie a trasmissioni come Sport Event che danno la giusta visibilità a delle realtà come la nostra. Infatti, poi ci organizzeremo per andare in trasmissione con i nuovi acquisti, magari il capitano della squadra con la sciarpa, tutto per far sì che la Monte Calvario andrà sempre più avanti. Dobbiamo andare sempre più in alto, ma dobbiamo vedere più La in alto. nostra, noi ripetiamo sempre, è una grande passione che abbiamo per questo sport. Per tutto l'ambiente dei quartieri spagnoli. La passione è importante, ci tengo anche però a fare una piccola aggiunta. In realtà siamo noi solo qua oggi a parlare semplicemente perché gli altri sono impegnati, ma abbiamo una grande equipe. Voglio anche salutare il nostro presidente Vincenzo Condemi, poi abbiamo il team manager che si chiama Ugo De Chiara, la nostra addetta stampa Federica Zizzolfi, il cognome dice Avvolgeremo qualcosa, insomma. ancora altre persone che vogliono aiutarci in questo progetto.
magari li presenteremo più in avanti. Sicuramente è una casa aperta a tutti gli amici che vogliono venire a partecipare. Chiunque ha la passione per il calcio e l'amore per i quartieri spagnoli è ben accolto in casa nostra, e noi speriamo veramente di poter essere un progetto che nasce dai quartieri e che arriva lontano. Beh, benissimo, hai detto tutto, hai detto tutto, hai detto tutto. Allora io vi saluto, anzi noi vi salutiamo, in bocca al lupo al nuovo mister, i nostri amici soprattutto, anche perché è importante, insomma, ribadire, sia Ugo che Enzo, è importante ribadire. Ciao a tutti. Allora, la cosa bella di Napoli soprattutto è che nel fare i saluti stavamo qua parlando, parlavamo di chi? Del nuovo mister, e guarda qua chi ti arriva, il nostro mister. Ecco qua, mister Paolucci, ne abbiamo parlato male fino ad ora, mister? Finora male, mi fa piacere che ne avete parlato male, perché poi dopo siete pronti a cambiare idea. No. Spero che vi farò cambiare idea, poi se invece continuiamo a parlarne male, penso che vorrà dire che niente, abbiamo scelto male tutti quanti. Mister, allora io me ne approfitto, visto che ho avuto la fortuna di, come si dice a Napoli, incatastarti al volo a volo, sì. Ma ci dici un po'... com'è questa sensazione adesso di essere entrato a far parte di questa famiglia? Beh, è una sensazione bellissima, perché allora innanzitutto io dal punto di vista personale avevo molta voglia. Allo stesso tempo, quando 2 anni fa, diciamo, finì la mia avventura con l'Afro Napoli, mi ero ripromesso di tornare in campo soltanto se avessi incontrato un progetto che mi avrebbe coinvolto dal punto di vista personale, emotivo, empatico, proprio delle relazioni, diciamo. E finalmente l'ho trovato, insomma, l'attesa è stata abbastanza lunga, però non è stata vana. Mo speriamo che, diciamo, i frutti siano positivi anche quelli. Dobbiamo soltanto fare una bella squadra. La parola può passare alla dirigenza, che vedo che qua al bar si rilassa e pensa ai programmi futuri con mi sembra con grande rilassatezza. Io conto che venga allestita una squadra, diciamo, competitiva, come penso che è l'obiettivo di tutti quanti. Allo stesso tempo le dimissioni sono già pronte se il presidente non mi accontenta. Noi prepariamo le squadre normalmente o davanti a un piatto di cibo o davanti a un aperitivo o al mare. Scusami, io proprio questo, tra l'altro veramente è stato casuale questo incontro. Io vi stavo per chiamare proprio per dire: ma stasera non c'è mammagnana cosa. Cioè, mi sembrava proprio il momento giusto, quindi se dopo mi fate sapere se stasera ci vediamo, io con tutto il piacere. Intanto vi ringrazio della fiducia veramente che mi avete dato. Sono molto serio, sono davvero orgoglioso di questa cosa, e spero davvero di ripagare tutta questa fiducia che avete riposto in me. Anche io ce l'ho nei vostri confronti, e spero, insomma, che questo rapporto continui così come è iniziato, con questa grande armonia e questa grande sintonia. Per dire alla Checco Zalone, siamo una squadra fortissimi. Speriamo.